È incredibile come in anticipo di un'ora siamo riusciti a fare il ritardo. Bene. Bene ragazzi, questo è Stefani e bentornati con un nuovissimo video direttamente da Los Angeles. Stiamo andando alla convention delle 3, però per un evento privato e segreto di Destiny per la nuova modalità. Siamo stati invitati da Activision e adesso cercheremo di trovare i pass per poi entrare e vi mostrerò qualcosa di molto figo in anteprima. Speriamo di entrare, però quello è il piccolo e unico problema. Abbiamo perso Giuseppe, il nostro papà si è smarrito in mezzo a folla per cercare badge di entrata, ma no, non c'è più. Siamo dentro più o meno, ma non abbiamo ancora il pass media, quindi dobbiamo trovarlo. In compenso abbiamo trovato Giuseppe e lo abbiamo riperso, vedi qua. Run. Curry Giuseppe, curry. Curry, curry. Guarda come va, guarda come va, non ho mai visto schizzare. Guarda come va. Andate tutto Giuseppe. Curry, curry, curry. Sto morendo. Andate senza di me. Siamo nello stand privato di Destiny. Guardate quanto sole ho preso oggi. Tra poco andiamo giù e proviamo la modalità PvP, che è una nuova modalità di Destiny, molto figa, molto particolare. Poi ve la spiego per bene. Hanno appena chiuso l'accesso alle 3. Ci siamo solamente noi. Andremo a provare la modalità nuova di Destiny. Non c'è nessun altro nella fiera. Tutto il resto è vuoto. Sono usciti tutti. E se non hai questo braccialetto non puoi stare qua. Allora ragazzi, c'è Stefanino e Sasha con loro due e loro sono gli avversari. Proveremo la nuova modalità azzardo di Destiny 2. Praticamente siamo 4 giocatori contro dei personaggi creati dal computer e successivamente contro altri 4 giocatori. Uccidendo i nemici si ottengono delle sfere che vanno portate, diciamo, in un magazzino. Più sfere porti, più mandi degli impedimenti agli avversari. Al raggiungimento di 25 sfere si attiva un portale dove puoi andare a infastidire gli avversari. Chi arriva prima a 75 sblocca un boss, chi lo uccide vince. Quindi è una PvP PvE. È un PvE PvP. No, allora è un PvE di base perché l'obiettivo è uccidere il boss finale. Esatto. Però per infastidire gli altri che stanno facendo la stessa cosa, tu puoi entrare nei portali. Quindi per esempio in 4 uno può andare a infastidire. Sì. Ok. Tu hai capito? Lui non sa cos'è la modalità di gioco, però tu uccidi i mob, però non ci sono gli avversari. Stefanino inizia a prendere un po' confidenza col joypad. Eccoli. Allora, quali sono i mob? Quindi stiamo parlando. Sono belli ciotti, eh. Le monete. Se muori perdi le monete, sì. Ma le monete te le danno i mob? Sì, esatto. Ok, perfetto. È la roba che droppa, devi raccoglierla. E portarla nella base. Portali nella base, sa. Devi portarle nella base, se no se muori le perdi. Aspetta, questa cosa è grossa, raga, eh. Ah, ce la ammazziamo subito, dai. Oia. Qua dentro? Dove? Qua dentro, ok. Boom. Siamo 17 palle. A 25 si sblocca il portale, se non sbaglio, eh. Allora, quindi a 25 uno di quei due può andare a infastidire, ma qualcuno deve continuare a prendere monete, giusto? Certo. Okay. Gli altri stanno a 35. Raga, riportatele dentro. Dobbiamo uccidere quelli al centro, sennò non possiamo più portare le monete. Io li sto sparando. Okay, ok, perfetto. Mettete le monete, vedete quante sono. Tutti dentro, consegnate. 34, ne avevo 14. 38. Attento, attento, oddio. Dobbiamo morire? Porta tutto, Sasha. Porta tutto, 43 a 51, raga. Abbiamo bloccati per un attimo perché abbiamo sbloccato anche loro boss. Vai, dai, dai. Porto e ce li hanno evocati. Andrei nell'altra mappa, vai a disturbare, vai a uccidere un po' di persone. Vai, entra. Ok. Sei tu contro tutti, vai Stefanino. Stefanino, sei da solo. Sloro. Aia, da dietro. Sto prendendo, ma io... Tu prendi monete, vai, 67. Finito il portale. Ok, allora prendi monete che fra poco esce il vostro boss, eh? No, sì. È un round, però sono 3 round. Il principio è semplice: quando puoi portare le sfere alla base lo fai, almeno mandi degli impedimenti nell'altro campo della squadra nemica e attivi anche il tuo portale che ti permette di andare di là ed uccidere direttamente i tuoi nemici e quindi fargli perdere le sfere, che sono la cosa più importante. Perché appena arrivi a 75 sblocchi il boss e devi riuscire a ucciderlo. Soltanto che abbiamo in squadra dei parrucchieri, come dice Sasha.
parrucchiere e un fruttivendolo. Niente contro il parrucchiere e il fruttivendolo, però fanno un altro lavoro. Prima un raviolino, tu prendi e porta a casa, non morire mai. Vedi, vedi? L'hanno messi prima di voi. Dovete essere più veloci, raga, dai, 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 che adesso c'è subito, c'è subito. Vai, vai, metti che lo mettete anche a loro. Metteteli tutti e siamo pari, siamo 10 a 10 più o meno. Più o meno. Ora sto qua nel campo di battaglia, vedremo anche da farlo. Oh, sì. Quanti ce ne so? Dopo c'è il boss. Ancora? La testa, Stan. Si copre. Ok. Un altro? 5, oh mio Dio. Ma almeno questi se li uccidi danno qualcosa, no, spero. No, deve, ti fanno solo uscire la cosa. Non danno la sfera? Squadra di capre? No, ma la differenza sta nel fatto che loro, quelli che stanno giocando di là, sono venuti magari in 4 e stanno giocando in 4. Sì, però devi crepare, cioè non è possibile. Lento, Stan. Centurion, eh? Attento. Ancora? Attento che se no non li raccogli. Centurion, c'è rotto però, che cavolo. Quanti ce ne sono di sti boss? Ok, gli avversari sono già arrivati al boss di nuovo. C'è la super caricata, zin, c'è la super. E con la super devasti qua, te la metti. Vai. Prendi tutto. Attento a non morire. Attento a non morire, parolone. Come full? Posso averne massimo 15? Sì. Ce l'ho tutti io! Postradamus ne hai 11, li vuoi portare o no? Andate a svegliare Postradamus, ragazzi, il piacere. Siamo a 64, dai! Vado a rompergli le scatole, va? Sasha, confido in te. Ti odio con tutto il cuore. Come fa a sciottarmi? 30 ne ho portate! Allevati. Stiamo recuperando, non so come. 10 ne hai. Forse adesso ce la facciamo. Ok. Easy. Boom. 45. Dovrei aver evocato qualcosa in base loro, spero. Oh! Raga, ma perché io non gioco? L'avete sostituito, raga, la quarta stella. Il coach, i vecchi non giocano. Raga, la quarta stella non c'è più. I vecchi non giocano. Surri, è tutto nelle tue mani, Surri. Ma io gioco col mouse e la tastiera. Perfetto, dai. Comunque, concentriamoci, sono agli alberi, Surri, come ti abbiamo detto, allontano. Raga, quando ne avete 5 bisogna portarle, quindi mettetevi d'accordo. Sparate a quello in cielo per piacere che c'ha il lanciamissile, il Centurion. O sto Centurion me lo sognerò la notte, ve lo dico. Dai, 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 se muore prendo 4, non muore prendo 4. Sì, però se muori perdi tutto. Sereno. Un altro Centurion io non lo supporto. Peccato ne ha state 5, bello. Bella raga così. Dominio totale. Ma non urlate, raga, stanno tutti zitti. Possiamo urlare quanto vogliamo. Ma noi dobbiamo sudare un po', dai. Dobbiamo fargli vedere chi comanda. Stanno facendo un'intervista lì. Peccato sto mandolino. For the players. Sasha, passa la voce, stanno facendo un'intervista. Ne ho 5, raga, vado. Un altro? No, un altro no. No, è gigantesco, ragazzi, no, dai. Vai così, è morto. Vai, morto. Dai che c'ho il blocco medio da 10 in spam. Ok, c'hanno quello grosso anche loro, era un casino. Mo sono morti. Sto per morire, sono morto. Adesso, vai, 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 vai. Sto facendo. Ballevati, scemo. Ok, se muore questo possiamo. Ballevati, va, mi sono già rotto le scatole, eh. Vai. Gli ho cacciato un opere. Ok, anche io. Non le messe, stai, non le messe. Perché non me le metti? Perché stavi vicino a lui, devi mettere un'altra torretta. Guarda! Male. Muori, scemo! 8, 9, 10. Vai, c'ho il medium blocker, vado. Vai, c'hanno l'ogre in base. E butta. No, non ha capito sta cosa di butta. Questo è il mio settimo, bene. Stiamo devastando sti qua, ma da dove arrivano? Vai, che sono a 10. Vado. Vai, anch'io, gli ho dato un ogre, boom. Ogre da parte tua e ogre da parte mia. Dai, un doppio regalo. Siamo a 47. No, sono entrati quelli dell'altro spreggio. Io vi vengo a cercare, lo so che siete del joystick. Ah, l'ho preso! Ne ho perse 4. Sì, quanto gol. Nothing personal. Raga, portiamo tutto e basta, portate e basta. Siamo a 75, portate e basta. Oh, questo è bello sciotto, eh. Questo è bello sciotto. Dai che lo uccidiamo stavolta. Dai che è nostra, dai che la recuperiamo. Un tryharding più totale.
Vabbè, meglio delle partite precedenti. Ho 10, dai, porto l'ogre. Vado da loro, vediamo un po'. E uno ne ha 7 di loro, da ucciderlo. Quello che ne aveva 7 l'ho ammazzato, non ne aveva 9. Ah! Hanno perso tutto, questa la vinciamo, raga, easy. 16 gliene ho tolte, quanto godo. Oh, ti pare che questo mi ha ucciso veramente? Ragazzi, ci hanno superato. Questa la vinciamo, raga, easy. E dopo aver giocato, piccolo momento di ristoro, c'è il buffet, io mi sono fregato l'uva come bacco, perché per bacco non siamo riusciti a vincere, ma per poco. Ha sempre gli scarponi. Tra cui surri, vorrei dire, Comunque qui ci sono un botto di formaggi che non posso mangiare, quindi mi accontenterò di un pezzo di focaccia con l'erbetta di campo sopra. Prendo il medaglio del potere. Vedere le tre praticamente vuote è una roba assurda. Comunque siamo allo stand Activision. Ora vi faccio vedere le 5 release che ci saranno quest'anno. Call of Duty 4, assolutamente a provare. Nuovo Crash per il Nintendo e per Xbox. Sekiro con i samurai in stile Dark Soul, molto figo. Spyro, vabbè, un sempreverde, lo conoscete bene. E i nuovi aggiornamenti di Destiny con le nuove modalità. Cari amici, alla fine ieri sera siamo tornati a casa tardissimo, mi sono addormentato. Vi concludo qua il video, spero che la nuova modalità di Destiny vi sia piaciuta. Ringrazio Activision per la possibilità di provare in anteprima questa nuova modalità. Lasciate mi piace, commentate, condividete se ancora non avete fatto iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi video, nel prossimo video. Qua da Stefano è tutto. Andare a Los Angeles è sempre una bella sorpresa. Guarda che bellezza, giochi in anteprima, piscine, cibo bello e buono.